Floriano Cimino, questo è Palazzo Tigi Albani, splendida costruzione, iniziata dalla famiglia Maduzzo nel 1500 poi e comincia ad essere sviluppata questa splendida fontana alle mie spalle che pesca acqua da una fonte proprio locale, proprio qui sotto. Fontana molto particolare perché ha diversi elementi particolari, particolarissimi, dalla grande donna con le gambe di capra fino a raffigurazioni di satiri del dio Pan, capre, piccoli putti, rane, serpenti. E qui immaginatevi, adesso questo è lo scorrimento dell'acqua, è questo, ma doveva essere molto più forte, tant'è vero che molti degli zampilli e lo scorrimento dell'acqua oggi è ridotto in minimi termini, però basta solo un po' di immaginazione per visualizzare ai propri occhi quello che deve essere il trionfo dell'acqua da questa fontana, che poi accompagnava parte del primo fabbricato, parte di un lato di una parete. Ed eccole qui tutte queste vasche con scorrimento sia in basso dell'acqua, cascatelle, zampilli da mascheroni, e qui doveva essere uno spettacolo unico, veramente eccezionale, perché poi apriva che cosa? Apriva lo scenario al parco, quindi un'oasi di frescura soprattutto d'estate, ma poi apriva anche lo scenario a quello che è il colpo d'occhio sulla cittadina, e quindi in cima il castello Orsini, voluto da Orso Orsini, la cattedrale, la chiesa maggiore che c'è sempre in quello che è il borgo più antico e medievale della città, e quindi qui ci sono i vari elementi che hanno costellato la cittadina dall'epoca dei primi secoli dello Stato della Città del Vaticano fino al 1500-1600, nei momenti di maggiore splendore. E con questa, insomma, in panoramica credo che sia detto tutto. Soriano nel Cimino è tutto da visitare, e soprattutto gustatene bene i sapori anche in alcuni ristoranti in centro che sono, devo dire, in grande appagamento per il palato. A presto.